Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora ragazzi, ci eravamo lasciati qua, quindicesimi in classifica con 8 punti, che sono uguali fra l'altro alle partite giocate. Fra l'altro la Roma, che incredibilmente è sedicesima con addirittura una partita in più, ma con gli stessi punti nostri. Però prima di iniziare voglio dire una cosa per essere corretto. Allora, praticamente, quando l'altra volta io finì il video, no? Praticamente salvai con la partita, quella precedente, ovvero l'ultimo contro il Genoa, non arrivando precisamente alla partita contro il Chievo. Salvai prima, perché sbagliai. Fatto sta che quando poi ho caricato, no? E per andare alla partita contro il Chievo, io non lo sapevo, cioè nel senso non ci ho fatto caso al discorso partite in meno di alcune squadre. E resta di fatto che ora la classifica è veramente leggermente sfalsata, ovvero che in realtà, cioè per quanto riguarda il sotto, nel senso da giù in poi dovrebbe essere uguale, se non sbaglio. Un attimino controllo, perché tanto ho qui la classifica. Sì, dovrebbe essere uguale, se non sbaglio, all'incirca sì. È il sopra che è un po' sbagliato, perché in realtà sopra dobbiamo avere il Palermo a 9 punti, con gli stessi, con altrettanto Lazio e Verona, sempre a 9 punti. E quindi niente, so che la situazione è un po' sballata, però diciamo che purtroppo è andata così, e non posso neanche farci niente, perché ormai fra l'altro cioè anche tornando indietro, rifacendo, non capiterà mai ciò che è successo prima, o quasi mai. Quindi niente, cambia solamente di un punto la situazione, e niente, ormai giochiamo così. So, un po' mi dispiace, un po' non piace neanche a me, però è andata così. Purtroppo ragazzi, chiedo scusa se c'è cioè questo piccolissimo errore, questa piccolissima differenza, però purtroppo è andata così. Vabbè, e comunque non ce la sta altro che andare avanti, e ormai prenderla così, sperando veramente di arrivare a una situazione finale in classifica che cioè nella Vale questa Savino non condizioni appunto la serie, ecco, ciò che poteva avvenire. Speriamo che, magari non lo so, i punti di differenza non siano solamente magari uno, ma bensì di più, così che almeno con la uscenza posso stare tranquillo. Comunque, ora vabbè, a parte vi che fanno i soliti giochini prima di iniziare, ora iniziamo. Cerchiamo comunque di riprenderci, perché alla fine comunque tornando alla condizione nostra, cioè all'andamento nostro, non è che siamo messi proprio benissimo. Non malissimo, ma nemmeno bene. Quindi niente, iniziamo e speriamo di cambiare un po'. Vai Maximin, è buona! Maximin! La sblocca lui al 17esimo! 1-0 Livorno! Alete! Saint Maximin! La butta dentro, madonna, mi si è brutto! È da serie! Uccidandoli! Questo me l'ha fatto notare, lo dio, Giorgio! Uccidandoli! Cioè ci mettono nella divisa, nel logo originale, e poi mandavano a esultare, cioè clamorosamente, il logo originale di Livorno. Lo stiamo, me lo volete, ma vabbè, comunque 1-0 Saint Maximin, la sblocca lui. No! Maremma cane! Ma porca troia, devo sempre prendere go per un errore del cavolo che fa in difesa. Ragazzi, questo è il primo tiro che fa. Maremma canide. 1-1. Dio mio, stava giocando anche abbastanza bene. Quanto manca al primo tempo? Da lì, 45esimo. Che palle, dio. Finisce sì il primo tempo, appunto, 1-1. 1-1 è meritato per loro, perché dovevamo perdere. Che si sta giocando meglio di noi. Alla grande. Vabbè, andiamo a farci un tempo. Vai Armstrong! No!
Maremmane ha tirato di sinistro, deve andare sul destro. Cambio. Odegaard sta speschianta. No, mettiamo dov'è? Eccolo lì, Barellino. Oddio, anche coso, anche Cerny. Mettiamo Abner, vai. Vai! Vai, Maximin! Maximin! Riparte il risultato, o meglio, ci riporta il vantaggio. Bene, giusto? Sì, poi. Saluta anche un po' di culo, che di solito vi vampiccionai o te la prende il portiere. Ma così non è stato, questa volta. 2-1, ancora Maximin, doppietta per lui. No, dai, ma non è possibile. Ma che cazzo, ma che dormite si fanno dietro? Che palle, die. Poi un'altra volta Paloschi. Che palle, fa tempo a fa gol e lo devi riprendere, die. 2-2. Finisce sì, 2-2. Mi rimane strozzato perché mare in mani, die. Hanno fatto due tiri d'ugo. Oh, menade, via, peccato, se avessi lasciato due punti, via. Sì, sono lasciati due punti che potevano essere sicuramente importanti. Via, andiamo a fare la prossima partita. Allora, si gioca in casa col Sassuolo, siamo sempre quindicesimi, scusate. Però abbiamo anche una partita in meno. Magari, se tutto sta andando bene, magari vincendo, potremo raggiungere il Palermo a 12 punti. Vabbè, vediamo un po'. L'altra volta è notturna. Dai, andiamo un po' di fa qualche puntino buono, eh. Vai Armstrong! L'astronauta subito! Dopo del match in 5 minuti! Ci porta il vantaggio! Grazie all'azione di Castagna, impressionante! Fa tutto da solo! Un po' giustamente! È stato altruista, l'ha messa nel mezzo, Armstrong! Tac! Purga il portiere, anzi il Sassuolo. Insomma, 1-0 Armstrong, me l'aspettavo nemmeno di. No, 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 via. Finisce sì un primo tempo nel quale ci siamo avuto un po' di culo, perché il Sassuolo, soprattutto con l'occasione di prima, si è reso pericoloso. Però alla fine, oh, siamo in vantaggio, l'importante è questo, è essere così e rimanerci magari. Insomma, andiamo a farci uno tempo, speriamo, da lì, tiri in porta. Comunque sperando che non cambi niente, a livello di risultato intendo. Attenzione, punizione da posizione pericolosa. Faccio andare Armstrong. E va. Addio. Perché ha tirato così? Aio! Autogol camoroso! E un Eddie Armstrong per go. Autogol camoroso questo lì. E andiamo di 2-0. Non me ne frega nulla se si fa gol così. L'importante appunto è far gol. Voglio fare un cambio. Solito discorso di prima. Odegaard. Anzi, Barella al posto di Odegaard e Abner al posto di Cerny o Cerny. Tanto ormai non capirò mai come siamo, da un po' lo chiamerò Cerny. No, scherzo, Cerny. No, che cazzo fai? Che cazzo fai, Romo? Ma per... Allora, con calma. Ora si vede il replay. Sono dopo che la volevo da Gnocchi. La volevo da Ceccherini, ma perché l'ha data lì, maledetta la miseria? Via, ora ha riaperto la partita. 2-1. Dio, ora no. Mamma mia, meno male. No, è sempre angolo, pensavo l'avessi tirata in piccionaia lui. Bravo Romo, se Dio vuole sei uscito a modino. Dai, è finita! È finita! Oh, boia, l'ultimi minuti veramente di
d'ansia, mamma mia, di patimento. Beh, si è fatta, 2-1, siamo tornati alla vittoria. Meritato a me ne sia, non me ne frega. 2-1, l'importante è fare 3 punti. E ora fatemi un attimino vedere questa classifica a me. 14esimi, a 12 punti, con quelle sopra di noi. Cioè, volendo, se metti caso tutte quelle sopra di noi dovessero perdere, si potrebbe benissimo raggiungere Napoli-Inter. Non è male, che cosa. Perché l'importante è arrivare a metà classifica. Insomma, andiamo a fare la prossima partita. Maroon, ma che partita c'è? Ah, è difficilissima, ragazzi. Ma laggiù contro la Roma. A Roma, appunto. Anche se la Roma momentaneamente non è messa così bene in classifica. Cioè, è vero che conta poco. Però, magari, poi non lo so, a livello qualitativo è peggiorato. E magari si trova lì, appunto, perché non è così forte. Boh, vabbè, vediamo. E ovviamente anche con Stefano Nava. Speriamo che sia una partita divertente, Piero. Insieme attengono il possesso del pallone. Cervinio! Porca merda! No, dai, ma di che culo, eh. Pillar palo ne va proprio lì. Lì, dove era lui, 1-0. Sì, comunque, ragazzi, è forte la Roma. Altro che, boh, non ti fa far nulla. Oh, lady, non so come faccio a trovarsi in quella condizione lì. Momentaneamente in classifica, Dio. Insomma, 1-0. Vale Dumbia. Mamma mia, Udešić! E fai gol! E invece no. Maremma, cane. Mamma mia. Mamma mia, per un momento pensavo fosse dentro lì. Mamma mia, bellissima azione. Chiudiamola a Modino. Vai, Udešić! Ma perché devi tirare così di merda? Finisce sì il primo tempo. 1-0, ma poteva essere benissimo anche me, minimo 2-0. Perché la Roma ci sta prendendo un po' pallonate. Insomma, andiamo a farci uno tempo, sperando a me qualcosa. Mamma mia, meno male l'ha presa Romodi. Per un momento pensavo fosse rigore, perché Ceccherini sa che è entrato non molto bene su Gervinho. Cambio, il solito Odegaard con Barella e Cerny con Abner. Tira! No! Ma porca puttana! Non ci si è fatta, non ci si è fatta. Dio buono, dalla fine si erano più pericolosi, offensivi. Niente. Non è voluta entrare. Ora, per l'amore, lasciate stare le statistiche, eh. Però, Dio, a livello di pericolosità, cioè, ormai l'ultimo quarto di 20 minuti si era nell'area difensiva della Roma, quindi vabbè, insomma, si è riperso, via. Andiamo a fare la quarta. Allora, quarta partita, appunto, in casa col Bologna. Stavo guardando la classifica e addirittura siamo 16esimi. La Roma ci ha superato. E boh, vediamo un po'. Speriamo bene. Iniziamo. E boh, davvero, speriamo comunque di fare qualche punto, perché la situazione non è molto carina, anzi comincia a essere disastrosa, anche se manca sempre tanto, chiaramente, eh. Vai, Armstrong! Cazzo de... Finisce sì in primo tempo, un po' noiosetto, eh. Poca occasione da tutte e due le parti. E niente, il risultato di fatto è appunto 0-0. Ora andiamo a far secondo e guardiamo cosa succederà. Vai, Armstrong! Eccola lì! L'astronauta! Poi bomba ci ha tirato. Si è pur piazzato, oltretutto. È un bel gol questi qui, ragazzi. Ha tirato una bomba piazzata. Bello, buono, è garbato. 1-0, Armstrong. La sblocca lui. Boia, finalmente. Cambio. Allora, il solito. Via. Vai, Barella e Abner.
Vai. E questo è rosso, ragazzi. È ultimo uomo in regola. Oh. Olè, via, un 10. Fa sempre comodo giocare con uno di più. Addio, addio, addio. Addio. Presa, presa, presa. Ripartiamo subito. È buona, vai Armstrong. Madonna puttana. Finisce così. Basta un gol. E basta Patin Poino e non prende il gol per poter vincere la partita. 1-0. Ale, via, 3 punti. Come sempre, 3 punti molto, molto importanti, data la situazione. E niente. Adesso andiamo a fare l'ultima partita di questo video. Si va a giocare laggiù a Como, contro appunto il Como. In teoria dovrebbe essere una partita abbastanza, e lo dico toccandomi come sempre, fattibile, almeno sulla carta. Perché se non sbaglio il Como qualitativamente, essendo venuta dalla Serie B come noi, dovrebbe essere un po' meno forte delle squadre che c'erano già in Serie A, no? Vabbè, andiamo a vedere, speriamo bene. Tanto è ultimo il Como, guardate, quindi non la sto buttando così tanto di fuori, però se non si sa mai. Iniziamo. È buona! No! Maremma cane. Perché mi devo esaltare così come uno scemo tutte le volte? Addio, lui. Non male, vai. Finisce sì il primo tempo come quello contro il Bologna. Un po' noiosetto. Perché di occasioni vere e proprie non ce ne sono state, almeno, mi pare. E niente, speriamo che nel secondo tempo possa cambiare qualcosa. Vai Castagne, vai! Eccoli! Armstrong, sempre lui, l'astronauta. Bello che boia di vedere Mad si attaccava, però non si arrivava mai a provare a tirare, a fare qualcosa. Meno male, sta avuto culo, però giusto sì. Insomma, 1-0, sempre lui, l'astronauta, la sblocca lui. Mamma mia, meno male. Vola Roma inutilmente perché il tiro andava clamorosamente fuori. Eccoci! Aledde, 2 vittorie di fila. Che patimento, ragazzi, che patimento. Da lì, alla fine 3 tiri, però noi se ne sono fatti 3 in porta, quindi è giusto aver vinto. Non sai, magari le statistiche hanno il suo perché, hanno la sua importanza alla fine, un po'. E niente, via. Fa vedere, siamo 10 ora. Bello, eh. Boh, addirittura si è superato l'Inter. Allora, ragazzi, come detto prima, appunto, la partita precedente è stata l'ultima partita di questo video qua, però prima di lasciarvi volevo un attimino vedere la classifica, perché ci sono state delle squadre che hanno giocato, appunto, vedete, io insieme al Torino e basta, addirittura, ovvero la prossima, siamo l'uniche 2 squadre che hanno una partita in meno, e insomma, e per adesso la classifica è questa, siamo a 12esimi, con appunto partita in meno e siamo, guardando sempre in alto, a soli 3 punti, anzi a 4 punti dal 5º posto, che appunto è occupato dal Torino. Quindi potrebbe essere, non so, boh, potremmo improvvisamente lottare per qualcos'altro, anche se l'obiettivo rimane chiaramente minimo la retrocessione, principale la metà classifica e extra, ma è proprio super mega extra quello di arrivare, perché no, sempre se ci si dovesse fa in Europa League. Comunque, questa è la situazione attuale. Ora, niente, arriviamo come sempre alle conclusioni. Allora, innanzitutto vi ringrazio per la visualizzazione. E poi
vi ricordo le solite tre cose, ovvero di mettere, se volete, un bel mi piace al video, di condividerlo, così magari trova qualcun altro interessato alla serie, insomma, questa roba qua. Ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché? Perché così facendo potrete rimanere aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Via, detto questo vi saluto, spero di ritrovarvi al prossimo video, non so, magari dato che siamo a solamente un mese di distanza dal calciomercato, se volete datemi qualche consiglio e niente, detto questo vi saluto ufficialmente, via, ciao a tutti.